Benvenuti o bentornati su Re Strategy, io sono Rev e questa è la nostra partita con gli ottomani. Mi sono appena reso conto che il Papa, che tra l'altro è nell'alleanza nemica, porta la Spagna, è sbarcato qua, sta provando a prendersi Ragusa. Andiamo a dargliele. Questo birichino! Birichino non si fa. Dobbiamo fare anche un po' di cantieri navali, oltre che edifici per il Force Limit, campi regimentali. Perché siamo leggermente sopra il force limit navale, ci servirà una massiccia flotta commerciale per dominare il commercio indiano tra 30 anni, o anche 20, o 25, o 40, insomma giù di lì, giù di lì. La fortezza di Fez in mezzo alle montagne è caduta. Fez has fallen. Chissà cosa succederebbe se l'arcivescovo di Fez si disarferci... Ah, no, non ha senso. Mi sa di scioglilingua con Fez, ma non c'è niente. L'hanno convertita Fez? No, tra l'altro è ancora sunnita, quindi nessun arcivescovo. Ok. Il Papa sta correndo. C'è un'armata portoghese nei Balcani, con un buon generale oltretutto. Attenzione. Aspetta, questo non è solo un generale? Questo è João IV di Trastamara. È il re di Portogallo alla guida di queste truppe. Aspetta, ma perché sono anche nella guerra di religione, oltretutto. Fermi tutti, è morto il sultano. Sale al trono Horan 554. Un educatore marziale, quindi uno che ne sa di cose militari, fa decadere più lentamente la tradizione militare, che è 87, quindi buonissimo per noi. Diamo un consistente donativo ai giannizzeri per tenerli buoni. E la situazione è più che stabile. Andiamo a cercare di fare la pelle del re di Portogallo. Fa quel che si può. Tanto continuiamo a occupare tutta la Castiglia. Ovviamente il nuovo sultano è sceicco. Sceicchissimo. Tre di mercantilismo supportando la fazione mercantilista. Assolutamente. A quanto abbiamo di mercantilismo? Al momento. Siamo già a 40. 43 così. Con tutte le province che abbiamo il mercantilismo conviene. Giusto. Il nostro sultano è abile a punti di caratteristica. Tre militari, tre diplomatici, quindi possiamo fare tutte le varie cose. E avendo lui anche 5 diplomatico, fondiamo anche, cioè per tutto il suo regno, la Turchia, l'impero ottomano. Costantinopoli sarà un centro dello studio islamico, quindi ci fa costare di meno le tecnologie e si va ancora di più verso il legalismo. Buono per noi. Continuiamo a occupare il Marocco portoghese. Diamo anche battaglia che fa war score. Comunque l'obiettivo era di riprendere Almeria e la stiamo occupando, quindi il war score va verso l'alto in maniera naturale adesso. Lisbona è caduta! Buon tarde! No, buon tarde vuol dire buon pomeriggio in portoghese. Non so perché ho detto buon tarde. Va bene. La Francia ha detto: tranquilli, entro io in guerra con voi. E poi si è fatto occupare l'intero sud dai castigliani che hanno detto: guardate, i turchi sono troppo forti, ma i francesi due bastonate gliele do volentieri. A proposito di bastonate, eccolo qui che prova a occupare il Kosovo. Andiamo a prenderlo, ragazzi. Andiamo a prenderlo prima che la fortezza cada, così abbiamo il bonus della fortezza del Kosovo di Pristina in mezzo agli altipiani. Sì, abbiamo ancora il controllo della fortezza, perfetto. La qualità delle truppe portoghesi è buona, ma è inferiore alla nostra. Ma soprattutto superiorità numerica schiacciante. Fermi tutti, abbiamo perso in Navarra. Perché sono rientrati dal sud della Francia dicendo forse è il caso che guardiamo un po' che cosa sta succedendo. Non c'è niente da temere, non preoccupatevi. L'Austria ci ha rubato due territori qua. Ma cosa? Perché l'Austria sta occupando
Meglio non chiedere certe cose. E il Papa ci ha anche saccheggiato la Carinzia. Non sono ancora in grado di essere ovunque in tutti i posti contemporaneamente. Lo sarò a breve. Quando siamo così grossi da poter stare da 200 sopra il Force Limit. Ok. Solo 23% di War Score. Puoi fare di meglio. Andiamo a velocità 5 che tanto ci stiamo sedendo su un bel pezzo di War Score. Quasi occupato completamente la penisola iberica. Tranne l'Aragona, ma l'Aragona anche ovviamente è in unione. Quindi dobbiamo anche dare addosso agli aragonesi adesso. Ora se la Francia si gira... La Francia è voluta entrare in guerra anche se fa una fatica bestiale a gestire la situazione. Male per loro. Vai, 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 ingaggia. Un'altra vittoria. Assedio invernale in Navarra, va bene, perdiamo 2000 di manpower, ma non voglio perdere il progresso dell'assedio. Evento sfortunato, ma niente di troppo grave, eh. Qua dobbiamo far cadere il Marrakesh. Caspita, il Marocco è pieno di fortezze montane. Devo fare una partita col Marocco una volta. Sono berberi, quindi possono razziare le coste. Qualsiasi nazione che può razziare le coste è automaticamente una favorita. Perché puoi fare delle porcherie assurde, ultra efficaci. Timuridi con chi sono alleati? Sibir, Gilan, Mogadishu, Baluchistan e Malwa. È un po' troppa gente ancora per darli dentro. Ci hanno fatto cadere il Kosovo alla fine. Così di straforo. Attacchiamo il Papa. Andiamo a riprendere il Kosovo. Tanto è caduto il Marrakesh. Mi fate fare... No, non voglio ancora fare pace con il Portogallo, neanche separata. War score davvero basso, colpa di queste colonie probabilmente, che li tengono in partita. Devo anche occupare gli aragonesi per bene. È il momento. Andiamo ad attaccare sti portoghesi. Ogni battaglia c'è il rischio che muoia il re di Portogallo, quindi c'è un bonus. Nuova riforma di governo, attenzione, siamo arrivati al tier 9 e prendiamo sicuramente senza pensarci il machiavellianismo. È semplice il perché. Più assolutismo massimo, quindi quando arriva l'assolutismo siamo più vicini a 100, ma soprattutto rompere le tregue causa meno instabilità. E se vogliamo poi anche solo pensare alla World Conquest, ci sarà un po' da rompere le tregue a manetta. Faremo un sondaggio. Oh, vedremo quanti mi piace all'episodio 30 per valutare se andare avanti. Vedremo, vedremo. Musica risoluta. War score potrebbe essere anche un po' più alto. Possiamo fare ancora 13 però in realtà, quindi ce n'è ancora da fare. Facciamo altri campi regimentali. Ottima annata, grazie. Cadute tre fortezze così, una dopo l'altra. Andiamo a Barcellona. Dai, così 45%. Riesco a fare una pace bianca col Papa? La verità è, voglio fare una pace bianca col Papa? Ma sì, per adesso sì, non voglio ancora entrare in Italia. No, il Papa vuole restare in partita. Bravo così, Papa! Credici! L'importante è che ci credi. Prendiamo la quarta idea offensiva. Perfetto, la prossima è un più 20% di velocità degli assedi. Sì, che fa una differenza incredibile. No, andiamo verso il legalismo, ovviamente.
Barcellona è caduta 56%. Non ne potete più, finalmente. Ne avete messo di tempo, ma ne avete avuto abbastanza. Iniziamo a spostare un'armata verso la Persia. No! Oh, avevo ancora delle navi nel Golfo di Odessa. La Doner! La nostra ammiraglia ha rischiato tantissimo. Stavo difendendo il commercio lì, che era abbastanza importante, nel Mar Nero. Facciamo altri cantieri navali. Eh sì, dovremmo poi fare più navi grandi se vogliamo proclamarci egemone navale. Perché navale? Ma in realtà, vediamo. Navale dà più 20% di danno dell'artiglieria nelle retrovie, ma dà anche meno 20% di Liberty Desire in tutti i subject. Oltre che più potere delle navi commerciali, ma vabbè. Quindi, vista la quantità di subject, di soggetti che abbiamo, quell'egemonia che è anche abbastanza facile da raggiungere, non è una cattiva idea. Vedremo, vedremo. Non ho detto che puntiamo a navale, ho detto che è una possibilità, sicuramente. Allora, la Francia è riuscita a finire quell'altra guerra, ce n'ha messo, ma ce l'ha fatta. Se riesco a fare una pace bianca col Papa, riguadagniamo un po' di war score. Dai che adesso lo accetta. Dobbiamo aspettare ancora un attimo. Fatto, un altro 6% di war score. Allora, eccoci, eccoci. Dunque, dal Portogallo voglio cose. Confini brutti qua perché questi sono occupati dall'Austria, ma va bene così per adesso, tanto è il Portogallo. Sì, infatti. Poi quando arriva l'assolutismo mangiamo pezzi di Portogallo molto più velocemente. E dalla Castiglia invece voglio tanto e anche di più. Andiamo a mangiare il nodo di Siviglia pesantemente. Toledo non la prendo perché così è war score facile per la prossima guerra. Prendiamo anche. Voglio già prendere la Sardegna, cosa dite? No, devo prendere più territori qua. Così tanto diamo tutto all'Andalus. Quella è l'idea. Salamanca 80%, va bene 80%. Coalizione. Ok, questa forse è un po' troppo grossa. Cosa dite? Dunque, non consideriamo Castiglia, Portogallo e Austria, che siamo in tregua. Gli altri sono a spanne, direi 25. No, è un po' troppo, ne? Facciamo così e così. Sono ancora tantini. Non tanti, tantini. Riparazioni di guerra. Così ci arrivano un bel po' di soldi dal loro commercio per un bel po' di anni. Dunque. Vi potete tenere anche Xativa. Vi faccio annullare i trattati col Portogallo. Così poi la prossima guerra è un po' meno fastidiosa. Vediamo un po'. È enorme ancora, ovviamente. Fammi togliere anche questa. Vabbè, però no. Più di così non sono disposto a negoziare. Ce ne sono un tot che sono non di troppo sopra 50. Possiamo poi prendere un consigliere ad hoc che riduca. Esatto, improve relation, prendiamo. Così la coalizione decade un po' più velocemente. E per il resto, Ducati. E va bene così, davvero. Voi direte, ma non hai paura di tutta quella gente? Ah, oh, li voglio vedere. Li voglio vedere a dichiarare. Li voglio vedere a dichiarare. Ma perché secondo te quelli dichiarano? Ma cosa stai dicendo? Non ne ho presa una. 9 province in Iberia. Ma siete cretini? One of the following. Ma perché non basta? Sono più di 10 queste.
Devo dare tutto a loro? Vabbè, adesso diamo tutto ad Al-Andalus, vediamo. Non abbiamo ancora, restaurato Al-Andalus, mi state dicendo? Allora. O è perché si chiama Granada? No, però è già una Yaletti, infatti. Fammi fare tutto ciò che è necessario, una cosa alla volta. Granada. Garantiamo le province. Concediamo loro le province. Meno male che siete verdi, va? So ancora contare, a me sembrano più di 10 province in Iberia. Poi adesso mi viene a dire che in realtà ciò che era di Granada non conta. E allora se quelle 4 originali non contano, dovremmo fare un'altra guerra. Non importa, eh. Oh, no, no, bastava. Bene! L'abbiamo fatto, la re reconquista iberica per tutto il resto della partita. Più 1 di relazioni diplomatiche e meno 5% di war score contro le altre religioni. Ci permetterà poi di fare paci sempre più grandi. Poi nell'età dell'assolutismo vedrete. Queste paci sembrano piccole, per adesso dobbiamo ancora preoccuparci delle coalizioni. Per adesso. Per adesso. Bene così. Invece qua, alle Yaleti Fas, il Marocco, per intenderci, concediamo le altre cose che abbiamo preso. Ok, perfetto. Overextension a 0, province concesse. Situazione sotto controllo. Fammi schiacciare qua con control così mi fai spostare le truppe in automatico. Falla spostare qui, per favore. Queste altre le spostiamo a mano. Pronti per la gita in Persia? Con calma, con calma. Quasi pronti per la gita in Persia. Ingolstadt è uscita dalla coalizione contro di noi. Visto? Nessuno ha il coraggio veramente di fare qualcosa contro di noi. Adesso noi andiamo a prendere aggressive expansion dall'altro lato del mondo. Altra fede, altra cultura, altro continente. A tutti quelli che al momento ci odiano, sono sul limite proprio per l'odiarci. Tanto fammi fare manifatture. A quelli non gliene frega niente della Persia e dei Timuridi. E quindi è come non prenderla quell'aggressive expansion. Quello è il segreto dell'espansione a manetta e dell'evitare di avere davvero. Perché ovviamente è certo che se mi dichiara tutta l'Europa muoio. Neanche io riesco a fermarli. Ma se si ciclano le aree, le religioni, le culture, praticamente anche che lì vi dice aggressive expansion 87, ma quello è il massimo che generate contro gli stati più vicini. Non ho un consigliere di disciplina né morale. Non che mi serva contro i Timuridi. Sono pure un po' indietro tecnologicamente. Prendiamo semplicemente. Ah sì, prendiamo manpower. Adesso. Fammi almeno portare su le fortezze nei punti che contano. Qua in Kosovo. Qua in questo bosco in Carinzia, perché no? Ah, ecco un po' di gente che entra in coalizione contro di noi. Ma sì, vanno e vengono. La vita è fatta a scale, c'è chi scende, c'è chi sale. Quasi pronti? Quasi. Non avete bisogno di me, di questi 31.000. Quindi questi 31.000 possono essere trasportati qua via nave. Andate a prenderli, grazie. Gli elettori del Sacro Romano Impero hanno eletto Franz d'Austria. Contenti loro. Franz. Fammi migliorare qua. 1.400 ducati, che carini.
Tre tribunali. Da un po' che non faccio workshop, esatto, guardate qua che workshop ricchissime negli stati molto sviluppati con le manifatture. Avevo più... Iniziavano a più 0,50, ok, siamo arrivati fino a più 0,16. Ok, morta la madre del sultano, evento periodico, va bene così, cerchiamo di non stare troppo in lutto, se no poi mi prendono in giro, mi dicono che sono un mammone. Spostiamo anche questi qua. Questa flotta qua del Mar Nero. Ok, le navi sono già aggiornate. E vogliamo con calma fare di più e stiamo per andare in guerra, quindi... Vabbè, non è un problema in realtà. Non è che i Timuridi vengono a distruggerci le navi nel Mar Nero. Se ne hanno di navi, ma sicuramente ne hanno perché si affacciano sul Golfo Persico. Ne hanno 22 in tutto. Abbastanza irrilevanti queste navi. Fammi spostare alcuni dei diplomatici a migliorare le relazioni con nuovi eclettici stati, nuovi sudditi. Ma in realtà abbiamo buone relazioni quasi con tutti. Ho integrato il Marocco, meglio, gli Oresi e gli Alet Kor, non vuol dire che li sto integrando. Attenzione, Bologna è entrata in coalizione contro di noi. Dato giù un consigliere, per favore dammi... Vabbè, dai. Prendiamo questo, production efficiency. Più uno di innovazione. Show Elan! Questo evento delle idee offensive molto bello quando esce fuori. 15% di morale delle armate. Abbastanza overkill, siamo già straforti, ma hey. Iniziamo la nostra campagna. Contro i Timuridi. Possiamo chiamare il Bengala, che comunque c'ha 35.000 uomini. Non sono tanti, ma il Bengala ha delle idee militari molto forti. Ha subito Infantry Combat Ability lì, poi ha più Land Leader Shock e poi ha più danno dell'artiglieria, perché è una tag incentrata molto sul fuoco e sull'artiglieria, perché a quanto pare il sultano del Bengala... Aveva puntato molto. Forse, se non sbaglio, comprarono anche dell'artiglieria dagli inglesi prima di chinarsi completamente a 90 di fronte a loro. Comunque, è una tag interessante. Detto questo, andiamo con i favori a dirgli: oh, per favore, entrate in guerra. Basta, perché erano sul limite, quindi basta. E in questo modo almeno distraggono Malwa. E gente in meno a cui pensare. E noi dichiariamo subito con obiettivo, vabbè, tanto conquest. Si va verso Bukhara? Si può andare verso Bukhara. Soliti eventi. Non ho diplomatici, devo aspettare che torni quell'altro. No, non ho tutti questi soldi da spendere per 40 punti militari, dai. Ok, chiamiamo il Bengala. Loro hanno i loro alleati, non sono pochi. No, no. Mogadiscio in realtà non ha nessun altro alleato, vabbè, non importa. Ok, facciamo così, dai. Non ha senso cobelligerare nessuno. E si va verso Bukhara. Siamo ancora qua, abbiamo le montagne dello Zakros dietro di noi finalmente. Nell'ultima conquista mi ero premurato di tenercele dietro. Non preoccupatevi della coalizione, sembra grossa ma adesso pian piano si sfalda. Contate che loro vedono la forza relativa nostra che è enorme più quella della Francia. Quindi difficilmente gli verrà mai in mente di attaccarci. Più 20% di abilità d'assedio, finalmente. Ok, abbiamo circa 30 stati in coalizione contro di noi. No, scherzavo, perché ne erano usciti. Sono solo una ventina. Ok, adesso sono 20, una ventina più 2, una ventina più 3. Non ho paura! Venite, venite, io lo so che non venite.
So che calcoli di forza relativa può fare l'IA. Ma se tiro un insulto al Commonwealth riesco ad arrivare. Ah, non ci avevo pensato. Ok, siamo a 52. Non è il massimo. Meglio che niente, però. Questi qua li metto ad addestrare le truppe. Tanto non mi servono al fronte. Tanto vale che faccio professionalismo. Bene così. Vai, vai, professionalismo. Entriamo tranquilli nel Golfo Persico. O meglio, scendiamo. Eravamo già nel Golfo Persico. Andiamo verso Herat, la capitale dei Timuridi. Questi simpaticoni qua, di fianco a noi, adesso li conquistiamo direttamente. Capacità governativa ne abbiamo un po'. La Crimea sta avendo problemi con le loro tribù, ma niente di troppo importante. Vedo qua un po' di simpaticoni, però. Ma smettete di entrare in coalizione contro di noi? Grazie, grazie. Sarebbe carino. Fammi convocare un'altra dieta. Qualcosa di semplice. Ma questa mi dice che ce l'ho già? Ok. Fatta! Cioè mi ha dato una consegna che avevo già. Non l'avevo ancora vista sta cosa. Va bene. È stata molto semplice soddisfarli così. Finire la decadenza bassa, tutti contenti. Molto molto semplice. Dobbiamo arrivare a Bukhara? Aspetta un attimo. Ah, i Timuridi sono anche in guerra contro i Rat. Una guerra offensiva, tra l'altro. Bukhara è lì sopra, eh. Non abbiamo ancora l'obiettivo di questa guerra. Caso di andare a prenderlo. Fammi chiamare un altro generale qui. Pessimo sto generale, ma ce lo facciamo piacere. Dobbiamo girare attorno alle montagne del Caucaso. Li andiamo a prendere, li andiamo a prendere. Ok, è caduta Herat. Fatemi girare allora. Ok, porto la stabilità a 3, tanto i punti. E vi devo dire, farò anche un po' di sviluppo così. Qua conviene almeno. Visto che eravamo parecchio avanti. Abbiamo anche un sacco di soldi. Piramidi livello 2. Riduce ulteriormente il costo anche delle idee oltre che dei consiglieri. Oh sì. Usiamo la manpower per finirle. Sono davvero. Sono anche faraone. Sultano califfo e faraone. Ora sono pure faraone. Ora sti furfanti qua sotto. Andiamo a prenderli. Ottima annata. Ma tu il vino in brick lo tieni qui? Ottimo tavernello in brick. Siamo ormai quasi in Pakistan. Completato una missione? Ok, perché l'Egitto è sceso sotto 10% di autonomia. L'eyalet di Persia. Otteniamo 100 punti amministrativi e tutta la Persia ottiene investimenti esteri più 20% beni prodotti e meno 10% costo di sviluppo. Mica poco. E ora dobbiamo conquistare questa zona qui per rivitalizzare la Via della Seta. Hashtag nuova Via della Seta. Vi ricorda qualcosa? Ci darà un sacco di mercantilismo e un sacco di trade power e un sacco di tante altre belle cose. Creerà anche un nuovo centro di commercio qui a Sari. Vedete la seta? Sì. Quindi questi sono tutti i territori che noi occupiamo direttamente adesso. Tanto qua in Caucaso ci siamo. Il resto lo possiamo anche dare ad Ajam qua sotto.
andare qui che ci stanno facendo un po' di danni, neanche danni, un inconveniente minore, neanche un mal di testa, su via. Un minor fastidio. Come sta andando il Bengala? Ah, se la stanno giocando qui a Malwa. Guardate qua, ottimo raccolto, 2000 ducati. Momento di reinvestire tutto in manifatture che strapagheranno. Ricordatevi che le manifatture, oltre che i soldi che vi fanno vedere lì di production, aumentano anche il valore commerciale, quindi l'aumento delle entrate è molto più intenso di quello che sembra solo dal numero. Comunque il numero è già più 0,6, più 0,5, ma molto più alto. Conviene farle, soprattutto perché uno vuole proclamarsi egemone economico. Se vuole proclamarsi egemone economico, quello aiuta. Finché non controllate mezzo mondo. I figli di Oran II. Guardate qua. Abbiamo un leader naturale. 536. Moltissimi punti. Di nuovo, buoni sultani. Abdul Hamid. Di nuovo una buona linea di sultani. Dopo averne avuto uno mediocre, oddio, suona male. Aveva comunque buoni punti, non erano proprio perfetti. Ok, stanno facendo un po' di danni in Crimea. Questi balordi. Ho appena visto che è morto il generale qua. Ah, caspita, sono riusciti a riconquistare il territorio, quindi l'hanno subito preso un altro generale. Vabbè, io faccio la tecnologia un pochino prima del tempo. Qua la faccio. Giusto perché ho le soldiers household da costruire qui. Per una missione. Mentre invece con i punti extra diplomatici porto sul mercantilismo, che è ora a 48%. Non credo di riuscire a vincere 31.000 contro 40 e passa 1.000. Quanta cavalleria avete? Non molta. L'abbiamo vinta! Subendo molte perdite però, perché all'inizio non avevamo i fianchi completamente coperti. Ma l'abbiamo vinta. No. Sbagliato, adesso è convinto. Esatto, non ti sto dicendo questo. Prima di andare di là, vai, vai. Questi 20.000 Dazov. Fermali. Timuri di Già vogliono la pace? Mi spiace, io voglio più sangue. Andiamo avanti a occupare. Vi voglio lasciare così deboli che poi i rat vi dà una mazzata, magari, no? No, perché tanto non rischiamo coalizioni da questo lato della mappa, quindi non mi interessa neanche troppissimo. Giusto, fammi. Questo aumenta la velocità di recupero della manpower. Questa cosa del Dashirme che dura 20 anni ed era appena scaduta. Abbiamo i punti per tenerla permanentemente attiva. Aiutiamo la Crimea a riprendersi, oltretutto, che hanno avuto grossi problemi con i ribelli. Ok. Tutto sotto controllo. Tutto molto bello. Bengala non teme nulla. Alcune province si convertono al calvinismo, le province in Austria, ma noi cosa ce ne frega? Noi siamo tolleranti. Finché mi mandate i soldi va tutto bene. Forza, dobbiamo prendere questa fortezza prima di fare pace. Non è assolutamente. Ah, queste sciite, però, già che è così facile convertirle, convertiamole. Perché no? Sto facendo davvero tanti soldi. 404 non è neanche il 1600. Ma non sono così tanti, sono parecchi. Allora, la Francia sta dichiarando guerra alla Danimarca per Vinland. Quindi una guerra coloniale nel Nord America. Accettiamo perché per adesso l'idea è di tenerci la Francia stretta. Per ora l'idea è di tenerci la Francia stretta.
Oh no, il Papa è entrato in coalizione contro di noi perché è uscito dalla tregua. Voleva già entrare. Dove sono tutte le fortezze dei Timuridi? Le abbiamo prese tutte? Caspita, il war score è basso ancora. Abbiamo un sacco di alleati collaterali inutili. Tipo Sibir. Va bene. Prima dobbiamo far fuori Gilan. Ci occupano un po' di territori, ma non contano niente questi territori perché non hanno fortezze né nulla. A proposito di fortezze, poi... voglio comunque chiudere alcune zone. Non mi metto a riguardare tutte le fortezze nei dettagli, perché tanto ormai siamo poco approcciabili, poco attaccabili. Però, tipo qua nelle montagne di Trebisonda, anche qua zona Caucaso, un po' di miglioramenti li facciamo. Poi ne faremo anche verso l'Europa. Oh, finalmente... qua c'è carote e patate. Questa gente in realtà non gliene frega niente. Sono anche già in coalizione contro di noi. 22% due province. Alla faccia. Ci serve proprio l'efficienza amministrativa e l'assolutismo. Dobbiamo proprio arrivarci. Adesso. Non voglio ancora fare pace con i Timuridi. Voglio prima avere quelle province lì. Quasi presa. Aspetta. Ho fatto qualcos'altro però. Le dottrine militari. Abbiamo le 40 caserme, la Soldier House, il serraglio. Qua a Costantinopoli. Missione molto forte. Ci dà un bonus permanente. Andiamo a guardarlo insieme. Intanto, 5% di professionalismo. Un consigliere a prezzo dimezzato. Ma ci dà, per tutto il resto del gioco, la scuola imperiale di ingegneria militare, il gran genio, il genio dell'esercito imperiale turco, più uno di leader siege, quindi di assedio dei leader, più uno di pip degli ammiragli di manovra, meno 25% di costruzione delle navi, tempo, meno 25% di reclutamento, quindi si costruiscono navi e si recluta più velocemente. È un bonus, sono 4 bonus che messi tutti insieme sono forti. Per un bonus permanente tutto ciò è davvero molto forte. Quindi, qua spiega appunto, perché era davvero il serraglio dei giannizzeri potenziato, quello che ci ha fatto costruire la Soldier Household, rappresentava questo. Spiega come il Dashirme, la raccolta, porta tutti i nuovi giovani a Costantinopoli, poi vengono smistati, a seconda dei loro vari tipi di talento, ovviamente quelli più portati, vanno a fare carriera, diventando ufficiali, e quindi imparano la logistica, le manovre, la poliercetica, insomma l'arte degli assedi, tutte queste cose bellissime. Eccellente! E direi che ci possiamo fermare qui. E grazie mille per essere passati. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!